Va bene raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi raga siamo qua tornati su Brawl Stars per andare finalmente a sbloccare la skin di Power League. Abbiamo solamente 6 vittorie per andare a sbloccare Ash Pentolaccia e quindi, dai, speriamo in bene. Sto giocando con Fanto e Scodella, che ringrazio, tra l'altro diamante 3, oro 3, argento 3. Non so cosa può uscire fuori, ma vediamo. E dunque raga, eccoci qua, siamo su Dominio, primissimo match. Non ho idea del matchmaking, visto che come abbiamo visto prima è tutto un po' sballato tra di noi. Ma comunque, vediamo se riusciamo a vincere. Prima kill fatta. Sarebbe carino anche buttare giù questo bo. Beh, ok, non male. Lo start posso dire che ci potrebbe anche stare. Cerchiamo di prenderci un po' di percentuale, magari a killare anche questa Maxine, perché no. E direi che dai, 22%. Qua stiamo ancora continuando a farmare. Devo stare nel mezzo. Vado giù giustamente, ragazzi. Non è che sono un tank io. Io quello che potevo tankare ho tankato, ma ho 4.000 HP e non 7 milioni. Ah, comunque, hai capito i miei compagni? Sono qua nel centro a fare il loro. Beh, direi che lo start, ragazzi, è veramente golosissimo. Ti butto qua il potenziamento. Vediamo chi lo va a prendere. Qualche dannettino perché l'abbiamo fatto. Qua attenzione al griff che ci va giù in questo modo. Beh, raga, non male, ancora tutti vivi. Let's go. Prendo io il potenziamento allora a sto punto. I miei amici l'hanno già preso, quindi... Beh, devo dire che il primo game apparentemente è proprio vinto nel chill. Qua posso usare il gadget? Sì, lo andiamo a usare, anche se mi sa che non vado a prendere nessuno, però... Dai, dai, 75-8, insomma. Qua Fanto poi non è ancora morto, infatti va anche a killare il boss. E ancora la percentuale che sale. Veramente tanta tanta bella robetta. Qua attenzione, posso andare? No, prima dobbiamo fare le kill, perché la percentuale così è sempre meglio non andarla a fare. Ora che si è un po' liberata la questione, direi che possiamo andare verso. Attenzione che sto per creparci. Raxor, tieni botta, attenzione che l'ho distrutto quell'altro. Vai Scudella, fai la kill, let's go. No, ma è vinta per forza, raga. Cioè, va bene tutto, ma comunque 95, 96, 97, 98, 99 ed ecco quella centesima, let's go. Abbiamo detto che ne mancano 6, quindi solo 5 ora. Chiaramente sempre stessa mappa. Comunque i round che perdiamo direi che ve li taglio, se no sto video dura tipo 60 anni. Vediamo se riusciamo a fare il trionfo epico, che sicuramente non sarebbe male. Oh, qua intanto già le prime percentuali stanno arrivando. Qua il griff, se ci andasse giù, sarebbe ottimo. Infatti, molto bene. Qua sono tutti one shot praticamente, ma nessuno ci va giù, classico. Magari cerchiamo di andare a dargli noi il colpo di grazia facendo di questo, di questa. Annaggia, levate. Beh, l'ho ucciso, va bene lo stesso. Ho preso anche la ulti, che vado immediatamente a tirare addosso ai miei amici. Diamo un bel power up, che sicuramente loro sono più bravi di me ed è giusto dargli un po' della mia energia. Niente, ma ha distrutto la Maxi, ragazzi. Però ve l'ho detto, i miei amici, ragazzi, ce l'ha fatto, che di god, tutti lui li sta killando. Fermate questo Fanto che è dopato, impazzito. Posso darti una mano, Fanto? Vediamo se ce la faccio a resistere un po' di più stavolta. Qua intanto arriva anche la Maxin, che potrebbe crearci qualche problemino. Ragazzi, niente, la Maxin mi sta distruggendo di nuovo. Non ci posso fare. Vado di gadget, che sicuramente, niente, ma ha distrutto, però almeno ci va giù lo stesso. Ragazzi, sta partita ha fatto veramente sbocco. Quella di prima almeno ho collaborato di più. Qua proprio il nulla, si potrebbe dire. Però, dai, ancora non è finita. Cerchiamo di resistere. Vacci giù, piccola Maxine. Niente, va ancora giù. C'è anche una sub nel mente. No, vabbè, pazzesco. Però attenzione, perché non siamo più su Twitch. Quindi grande Tamid da YouTube. Twitch, raga, per chi non lo sapesse, l'ho quittato. Quindi ora mi trovate ogni tanto in live su YouTube. Raga, veramente partita bruttissima da parte mia. Ho fatto sbocco, però fa niente. Ah, comunque vedi, i nostri avversari erano diamante 3, diamante 3, diamante 1. Ma vi dico la verità, per essere diamante 3, cioè ok, comunque, boh, vabbè, non lo so, pensavo, va bene così, non mi pongo domanda. Ok, procediamo, siamo su ricercati, canal grande, anche qua non ho idea del rank dei nostri avversari. Comunque prima con Dynamite, sempre su questa mappa, ho fatto grandi cose, quindi vediamo se riusciamo a replicare, che sicuramente non sarebbe male. Qua attenzione che c'è la Bibi che vorrebbe passare, ma a quanto pare fa un po' di fatica. Se riuscissi a darle il colpo di grazia, cosa che a quanto pare non è possibile. Abbiamo anche un tick che potrebbe darci un po' di noia. Attenzione che qua tira giustamente la ulti. Ok, qua posso farti una robetta del genere, in teoria la Bibi ci va giù. Peccato che non sono riuscito a salvare il mio compagno, però siamo comunque in testa, quindi per il momento possiamo dire che problemi non ce ne sono. Qua magari allontaniamoci un attimo, recuperiamo sta vita. Occhio ancora alla Bibi, qua mi conviene andare col gadget. Perfetto, potevo anche evitare, ma nel dubbio non si sa mai. Qua subito bombone, niente. Effettivamente potevo anche non tirarlo adesso, era abbastanza prevedibile che riusciva a evitarlo. Qua attenzione che sto per creparci. Grande Fanto intanto che ha fatto un'altra kill. Raga, la situa non è assolutamente male.
L'unica cosa è che... No, beh, in realtà niente, no, non c'è assolutamente nulla che non va. La Bibi mi serve, amico mio, dai, il tuo momento. Su, forza e coraggio, facci a morirci. Posso anche tirarti eventualmente un gadget. Stai camperando qua, adesso ti butto la bombetta anche dall'altra parte, niente, non riesco a prenderla. Mi sa che ci vado giù, let's go, ragazzi. Sono un pippone. Vabbè, comunque, oh, attenzione, altra kill per loro. Se ci va a morire Scodella, lì sì che sono dolori. Ha un sacco di stelle lui. Io qua provo ad andare col gadget a tirarlo esattamente lì. Aspettiamo un attimo, non è ancora arrivato il momento. Aspettiamo, aspettiamo. Lo devo tirare addosso alla Bibi possibilmente. Vabbè, va bene chiunque, basta stunnare. Eh no, è buttato purtroppo. Devo proteggere Fanto, che poi è stato colpito lo stesso, quindi niente. Mancano 10 secondi, adesso loro pusheranno come dei cavalli, quindi dobbiamo provare il tutto per tutto. Ottimo che la Bibi l'abbiamo uccisa. Attenzione che ci vado giù anch'io, però riesco a killare il tick. E niente, alla fine abbiamo fatto un 24-16, quindi altro round vinto e a noi sta bene. Vabbè, dai, tutto sommato qualcosa di buono c'è stato da parte mia, va. Almeno stavolta, magari adesso cerchiamo nuovamente di fare qualche kill, ma anche di non creparci troppe volte. Già quello per me non sarebbe male sicuramente. Qua la Bibi si è preso qualche bella hit, però insomma, dove sta adesso non si sa. Ai, ma distrutto, sono vivo al pelo. Il vantaggio per ora è loro che hanno preso la stella in mezzo. Attenzione che il Brock va di ulti. Certo, ora che hai rotto tutto potrebbero essere grandi problemi. Riga, qua lo start male male, eh. Proviamo ad andare di qua anche se... No, attenzione, devo uccidere la Bibi prima che faccia cose strane con l'esplosione. No, non sono riuscito comunque a killarla, mannaggia. Qua riga, siamo un po' a rischio. Anche vero che vabbè, per ora 5-0, non è che dici, non è che sia anche quanto sotto, però bella sta kill. Dai 7-5, let's go. Non male. Qua magari col gadget, dov'è che starà? Proviamo a tirarla di qua. No, levati amico. No, Scodella resiste. E niente, qua attenzione perché in realtà ci sto andando a rischiare io stavolta. Direi che riusciamo forse a stunnare. No, l'ho missato. Qua lo stun mi serviva. Perché si è fermato? Ah, così a caso. Va bene, bella per lui. Non male, perché quella Bibi aveva diverse stelline, quindi top. Attenzione al Brock. Madonna, ha fatto malissimo. Mannaggia lui. Dai, 40 secondi, Beppe. Dobbiamo solo tenere botta. Poi ci scappasse anche la kill sul Brock, non vi nasconderei che non sarebbe male. Buono, ottimo, raga. Qua tiriamo il bombone di là, che vado a non prenderlo purtroppo, però ci va giù lo stesso. Ma la Bibi è un bot o è Bibi? Perché c'è qualche movenza un po' particolare, non capisco. Se è il bot, ben venga, è solo che è un bene per quel che mi riguarda. Qua direi che è arrivato il momento di chiudere tutti i gadget. Colpo di grazia sulla Bibi, non sarebbe male. Tipo one shotissima, tiriamo anche il bombone, tiriamo tutto. Ragazzi, kill astrali qua sul finale. Beh dai, anche qua, vero male, abbiamo fatto qualcosa. Altra vittorina per noi, ne mancano soltanto due. Vediamo se riusciamo a chiudere tutto di fila, che chiaramente sarebbe il top. E quindi, raga, procediamo. Allora, siamo su KO, abbiamo già fatto un round e l'abbiamo perso, quindi ve lo taglio. Adesso speriamo di non scammare nuovamente. Cioè, si può fare, raga, perché dall'altra parte c'è anche nel primo, considerando che io ho tick. Insomma, si potrebbe fare senza troppi problemi, secondo me. Però, avendo visto come è andato il primo round, dio, qua è stato distrutto il mio amico. Qua, attenzione, che arriva anche nel primo. Ok, mi piace. E già questo fuori uno, non vi nascondo che mi ha regalato una grande emozione. Qua posso darti qualche altra hit. Attenzione, se in fin di vita ci va giù. Let's go, 3 contro 1. Ok, direi che siamo in bolla, ragazzi. Qua non si può sbagliare. Cioè, se non ci andiamo a morire contro uno, veramente direi che soprattutto un Eugenio non è proprio possibile come cosa. Quindi ma c'è a morire, per favore. Ok, 1-0, molto bene. Ho anche la ulti. In realtà tutti ce l'abbiamo, quindi in realtà diciamo che anche qua non si può perdere. Su, ce la possiamo fare. Vai Raxor, qua attenzione. Ok, l'abbiamo preso. Potrei in realtà tirare subito la ulti, così intanto farmiamo qualche altra hit. E il primo dovrebbe anche andarci giù. Molto bene. Oh, quella abbiamo proprio distrutto malamente. Certo, io qua potrei andarci a morire forse. In realtà assolutamente no, perché il gas era preso dal nostro Carl. Niente, abbiamo nuovamente quell'Eugenio per chiudere. Ha pure sbagliato la ultima. Non credo che gli sarebbe cambiato tanto, sinceramente. Riga, manca soltanto l'ultima. Quindi, cioè, nel senso, sto chiedendo troppo? Non mi sembra. E niente, raga, abbiamo perso l'ultimo round, quindi dobbiamo giocarcene un'altra. Manca solamente un round stavolta. Allora, raga, procediamo. In tutto questo, ovviamente, a parte aver perso su KO, abbiamo fatto un altro match su Foot Brawl. Perso, giusto, ovviamente, cioè, figurati. Adesso qua sarebbe carino se riuscissimo a chiudere su Raffa Gemme, modalità che odio particolarmente, dovreste saperlo. Però vabbè, l'importante è vincere. Ok, qua attenzione perché sto notando qualcosa di interessante. Peccato che qualcuno là sopra sia sopravvissuto. Comunque, nel caso in cui dovessimo vincerne una, non vi faccio vedere l'altra, perché tanto non è quello il focus del video. Quindi basta vincerne una, insomma, poi
voi. Va bene così. Qua intanto attenzione a Lenz, che ha due power appettini. Non sarebbe male se riuscissimo a buttarla giù. Qualche dannettino gliel'abbiamo tirato, qualche altro dannettino molto goloso. Qua potremmo forse azzardare una roba di questo tipo. Mannaggia a te, faccio. E niente, c'è giustamente il Leonda dietro. Ancora vivo è quello. Ma sì, ma impazzito, sono tutti one shot qua. Qua dov'è che sta il Leon? A Leone, come fare? Oh, non ho capito. Oh, però attenzione. Bella sta performance, bro. Faccio morire Leon. Si piglia tutto. Let's go. No, quella gemma serviva. Naggia, non l'ho presa. Oh, niente. Vabbè, però la posso prendere forse adesso. Veloce Raxor. Scappa, scappa, corri, fuggi. Non ci devono killare. Attenzione al Leon invisibile. Ti butto un gadget qua nel dubbio. Non deve creparci neanche Scodella. Giustamente, visto che l'altra gemma ce l'ha lui. Qua, ok. Ottimo che abbiamo fatto una kill. E in realtà Fanto qua ci ha difeso alla grande e abbiamo vinto. Let's go, 60 vittorie fatte. Niente, ora si gioca all'altra, poi vediamo la skin direttamente. E giustamente, raga, abbiamo perso. Ma vabbè, questo non è assolutamente un problema. Tutti diamante 3, d'accordo. Oh, fatti un po' sta skin, finalmente. Andiamo a mostrarla. E con 25 punti... Ce l'hai almeno i punti stellari? Sì, 87.000, oia. Perché vi ricordo che qua non è che vi dà la skin direttamente. Vi dà la possibilità di andarla a shoppare. Quindi un po' particolare. Comunque, 25.000 punti stellari. Andiamoli a buttare per sta skin. Che comunque non mi dispiace. È anche un pin che non mi dispiace nuovamente. Più che altro di Ash avevo altre skin, no? Non mi ricordo. Ah sì, sì, a voi, madonna, ne avevo un sacco. Sì, in realtà forse è anche la peggiore, la spentolaccia tra tutte. Ma comunque l'abbiamo, non la si va a buttare. Molto simpatica, molto carina. E dai, fatemi sapere voi nei commenti se avete sbloccato questa skin. Mi raccomando, un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.